grazie. Per te? Evviva! Ah, un spritz! Sì. Auguri e compleanno! Mojito? Non mojito? Mojito sì! Mojito! Ecco! Vino alla fabbrica! Facciamo una piccola prova così, tipo prova a fare smoke in the water. Thank you.
adesso vogliamo cantare una canzone nella nostra lingua, noi veniamo dalla Romania e vogliamo cantare in rumeno. La canzone dice: con il mio cuore, Signore, io vengo a te e voglio che tu sia con me tutta la mia vita. A posto. Davanti a te. Voglio che tu mi accompagni, che mi fai diventare santo. Tu conosci me, veramente come sono, la mia anima e il mio pensiero. Tu sei la mia roccia forte, sei un aiuto quando ho dei problemi. Mi aiuti sempre e sei mi nascondo sotto la tua ala. Voglio cantarti per sempre. Per te il mio Signore. E la terza fa: Gesù, la mia vita, lo lascio tutto nel tuo mano. Tu sei il mio pastore, sei il Signore dei Signori. Anche se venissero tante acque, grandi acque, niente non mi farà perdere la fede in te, Signor Gesù. Con la fidanzata di Dino, si chiama? Angelica, vieni qua, dai. Porta i foglietti delle poesie, perché senza di te questo ragazzo qua le mani e basta. Non si vede? Le piace? No, infatti. Dino l'abbiamo conosciuto un anno fa, io l'ho conosciuto un anno fa, che
vagava per i boschi da solo, così andava a funghi, non sapeva neanche lui perché, e recitava le poesie proprio come quelli della volta, proprio gli antichi greci con sta barba, capito? Perché Dino così bravo non potresti venire con noi a recitare le poesie? E poi ho scoperto che invece era un bravo ragazzo e è una bella ragazza. La seconda cosa chiudo il primo. Ah, un bravo ragazzo e fa delle poesie, stento, io non le capisco, lo dico già, cioè, no, faccio fatica come sempre, però almeno vorrei che partissi dal, adesso parlo seriamente, fai un attimo quello che potrebbe essere la spiegazione delle tue scritture, cioè che poi devi comunque esprimerti qua con una almeno due poesie, quindi spiega un attimo chi sei, da dove vieni, lo sappiamo già perché eri in mezzo ai boschi. Spiegare che sono in due parole di sì, no, dai, però per dire, non so, come mai scrivi queste poesie e da quanto tempo lo fai? Allora, ho cominciato quando avevo 14 anni, la prima cosa che ho scritto è stata una lettera per un'amica, da là ho capito che la passione per scrivere era tanta. Mi sono preso un anno di riflessione in cui ho studiato gli altri poeti, ho studiato come si faceva la poesia, ho studiato come fare ad abbassare il microfono prima che continui a fischiare, se io parlo grazie. E da là poi è partito, quando ho 16 anni che non smetto di scrivere, a parte quest'anno che come sa chi mi segue da vicino, ciao Stefano, ho avuto un buon momento di crisi, ma penso che sia una crisi poetica un po' di tutti, perché vedo in giro che non è facile scrivere quel periodo che c'è, quindi da lì in poi, però... Quindi un anno fa eravamo da Roberto, no? Due anni fa, sì. Quindi hai fatto un anno di crisi, adesso saresti nell'anno fiorente. Speriamo. Due anni fa non capivo niente. Proviamo a vedere se riusciamo questa volta. Avevo provato anche i sottotitoli, non ha funzionato. Hai sfornato qualcosa di nuovo o partiamo già? No, partiamo con qualcosa di vecchio che però non ho praticamente mai letto in pubblico. Oggi mi è stato chiesto di portare qualcosa, subito sì, pensavo di portare i grandi classici, invece ho detto no. Alla faccia di tutti porto qualcosa di nuovo. Alla faccia di tutti, capito? Come dire, adesso vuoi vedere chi, dopo interrogo, dopo partiamo con questa. Allora, aspetta, però una cosa devi lasciarmi da dire. Questa la leggi tu. Guarda il titolo, questa la leggi tu. No, vai, tranquillo. Beh, bisogna metterlo in difficoltà, no, se no faccio tutto io. E io la tiro. No, come si fa a mettere in crisi il presentatore? Volevo... Adesso io non è giusto che la legga. No, non è giusto che la legga. Questo per te. Va bene, però può anche essere... Però è capibile, cioè questo è una cosa che almeno potremmo capire tutti, quindi è meglio che la leggi te, perché sicuramente non sarei in grado di trasmettere quello che hai scritto, perché giustamente è una cosa tua, quindi... Se posso permettermi un attimo, non è per conto di nessuno, sia me. Però la poesia non sta in chi la scrive, la poesia sta in chi la legge. Quindi se io l'ho scritta, qualcun altro è bene che la legga? Ma io se la leggo io si mettono a ridere, cioè proprio... dove sta? Se faccio il serio si mette a ridere, se mi metto a fare la poesia è condivisione, no, altrimenti non è nulla. Non sono nel numero giusto, guarda. Non sono nel numero giusto. Non sarei in grado di leggerlo, te lo dico con sincerità. Non è giusto. Però attenzione a tutti, perché dalle prossime non hai detto che lega io. No. Questo è sempre chiaro. Abbiamo fatto anche altre volte, adesso io non lo voglio leggere perché giustamente... Lui ha questa, l'ha scritta lui, giusto che la legga lui, poi io faccio un po' il buffone, ma giustamente lui ha scritto delle parole a cui crede veramente, io non so se sia in grado io di leggere, quindi è giusto che la legga. E poi, come lo facciamo spesso, qualcuno magari legge qualcuno delle assolutamente sue, sì. Specialmente Beppe Andriolo è bravissimo.
Io comunque ho prenotato già il più bello, per il più bello, non c'è da dire chi è lui, è Davide, per leggere qualcosa. Quello lo sa già, lui ha prenotato. Davide si alzi se c'è da qualche parte. Davide, Davide, è sparito. Il più bello è il più bello dove è finito? Ah, Davide, più bello, adesso più bello in genere si chiama di cognome. Ah, sì, più bello. È sparito, va bene, sa che è prenotato. Ok, allora, cretini, grattai un attimo. Sì, dai, allora, dai, sedi. La poesia si intitola Da grande. Da grande, ho smesso di sognare, di amare l'amore, di correre per le strade che la vita mette davanti solo per solleticarsi i piedi nell'erba lasciata selvatica. Da grande, ho perso ingenuità dettate dall'istinto, vecchi ideali sporchi del rosso del sangue che ho sputato quando grande non ero. Da grande ho smesso di rimpiangere il tempo che scorre in fretta sotto le nuvole. Ho lasciato ogni desiderio e mi sono adeguato. Strano, una volta l'hai detto omologato. Da quando sono grande, ogni cosa ha smesso di essere troppo grande. Tutto è diventato a misura delle mie possibilità. Non esiste più troppa paura né troppo buio nella sera. Da quando sono grande, non sono adulto. Sono solo chiuso in gabbia, come ogni buon pazzo. Visto che ha detto lui, che giustamente rispecchia tutto quello che ha detto. Penso che è la prima volta che l'ho fatta leggere in pubblico. Ho preso 5 persone diverse, con 5 età diverse, e gli ho fatto leggere non la parte sua, lo spettacolo dell'Ilario. Sì. Non dire, muta, quante anime ci sono in un intimo bacio. Sono sempre corpi, umili e nudi corpi, quando la passione ne penetra la mente e ne lascia spogli di ogni maschera. Non dire che un bacio è un'illusione di anime solo tra due corpi umani. La realtà è diversa, è fantasia, è bellezza. È che il bacio resta il momento eterno di un addio dentro lo sperato ti amo di un'eternità. È difficile a volte in 2 secondi scoprire tutto quello che in poco spazio c'è scritto dentro. Sicuramente però sono molto semplici anche da capire, cioè, quindi insomma ti sei evoluto in maniera del tempo più criptiche, più ermetiche. Oh, ecco, bene bene, c'è Davide più bello, c'è Davide più bello, bene, sai che sei prenotato. Davide, dovresti recitare una poesia. Perché tu una volta mi dissi che non usi mai la punteggiatura e qui vedo 1, 2, 3 punti. Pian piano imparato, dai. Ecco, vedi, frequentare brutta gente. Frequentare Stefano per troppo tempo, guarda questi squilibri. Allora, la poesia si chiama Una te. Canta più bello Davide, un po' il maestro. Nessun segreto, niente parole celate, dietro uno sguardo o un sorriso malizioso. Nessun messaggio, niente di provocatorio, dietro le tue gambe o i tuoi movimenti sinuosi. Nessun abbaglio, niente riflessi illusori, solamente una lei, una te, perfetta, dietro un abito da sera ed un sorriso come pioggia di diamanti. Non so da quanto tempo frequenti questa... C'era anche una virgola, tra l'altro. La hai iniziato a usarla, vuol dire che... Questa bellissima ragazza qua. Hai scritto qualcosa che per lei? Sì, però leggo dopo un calmo. Dopo un calmo, allora. No, quasi fosse questa per lei, perché è molto delicata. Loco, l'eco, ecco qua. Loco, ecco qua. Sì. Adesso proseguiamo con la lettura da parte di Elena, giusto? Lorena. Lorena. Ecco, che è venuta qui da Padova. Vicenza. È sbagliato, da Arzignano. No, Vicenza, Arzignano. Come vedi, perché ho preso i portanti, i presentatori sono sempre due. Qui abbiamo il balletto, i fotografi. Adesso
Però siccome il momento adesso si fa un attimo serio, io cedo il passo. Vi ringrazio tutti. Paparazzi, please. Ciao intanto. Come ti chiami? Mi chiamo Lorena. Sente? No. Mi chiamo Lorena, non Ella. Da dove vieni intanto? Sì, da Arzignano. Da Arzignano. E da quanto tempo è che scrivi? Allora, che scrivo saranno più di 20 anni. Però le prime poesie che scrivevo le ho praticamente bruciate. Perché... Cioè nel senso proprio fuoco, fuoco? Sì, sì. Le poesie della mia gioventù le ho buttate via perché io non stavo bene, ero depressa, so che usciva talmente tanta tristezza da queste poesie che ho pensato qua se le leggo a qualcuno, questa si butta dal ponte, me la lascio stare. Ho ripreso poi, dopo sposata, a scrivere di tanto in tanto, quando il tempo me lo permetteva e i figli. E in questi ultimi 2 anni ho scritto più cose. Sì. Quindi 20 anni che scrivi, però quello che ascoltiamo adesso, che hai scritto, che anni? Diciamo gli ultimi 8-10 anni. Hai scelto qualcosa in particolare o spazi per varie argomenti o hai qualcosa di solito che ti focalizzi? Quindi cioè, quando tu esci dalla poesia sappiamo che il tuo, non so, c'è chi piace i paesaggi, quindi no, prediligi l'amore. In genere mi lascio trasportare dall'amore e dalla passione, che può essere per i miei figli, per una persona, per la natura, quello che mi viene al momento. Ecco, quindi sono tutte così d'amore verso un qualcosa. Dedicate da te agli altri, questo sì. È il tuo messaggio. Sì. Quindi ascolteremo adesso, cosa ci fai ascoltare? Faccio ascoltare un paio di poesie. Allora, la prima si intitola Quando mi parli. Ed è una poesia dedicata a mia figlia. Quante anni? Ne ha 16 la settimana prossima. Allora, e poi ci fai ascoltare due, tre, insomma. Sì. E poi un'altra poesia d'amore. Vabbè, ve la dico dopo. Ok, intanto partiamo con questa poesia. Intanto facciamogli un applauso. Quando mi parli, tu mi parli mentre guido, mi parli dei sogni che hai, dei tuoi desideri. E mentre parli, io vedo te e ti immagino viva e felice tra le cose che tu mi descrivi. Mi parli di fiori e di cose belle e sento aprirsi il mio cuore e la gioia lo invade. Poi alziamo lo sguardo verso il cielo, bellissimo. Pieno di nuvole bianche di ogni forma e celeste lo sfondo. Leggerezza e mutevolezza, con lo spirito noi siamo là. Ma io devo guidare e allora tu mi parli e mi descrivi quello che vedi nel cielo. Ed io me lo immagino e con te vivo questo dolce e sognante mistero. È un'altra poesia che si intitola Nuovamente fiorisce la vita, dedicata a un mio amore. Sì. Commozione. E una piccola lacrima sale da dentro e attraversa i miei occhi, evocata dal mesto sogno poetico di ricordi passati e di amori ancora vivi. Commozione sei, e m'allargo in un mare dolce ed immenso, dove ogni parola risulta superflua e ogni pensiero cade a terra come ali senza vita. Io, come terra arsa, finalmente irrorata, si placa la sete e nuovamente fiorisce la vita.
adesso e poi ne sentiremo qualcun'altra, come vuoi te? Vuoi andare avanti oppure se vuoi tagliare un po' l'aria aspettiamo un po', facciamo il giro, poi vediamo facciamo un'altra e poi facciamo il giro. E poi vorrei, se è possibile, parlare con la pittrice, come si chiama? Verusca. Verusca? Poi puoi venire qua dopo? Sì, sì, no, io. Allora, adesso ci sentiremo un'altra poesia, che si intitola? Quello che fa la poesia. Quello che fa la poesia, proprio... Sì. Dedicata alla poesia. Sgorga, zampilla, fluttua, ondeggia ed evapora. Come acqua la poesia in ogni forma sempre si muove e quando anche stesse ferma, liquida e trasparente, rispecchierebbe il mondo e l'universo intero. Filtra nelle caverne dell'anima ove sprofonda, scivola, si insinua o cade goccia dopo goccia a riempire i vuoti, smussare l'asperità, a cullare col suo canto dolce e melodioso o sbattere col suo frastuono impetuoso. Scaturiscono i versi poetici come ruscelli dalle fessure del cuore. Alle volte, a guisa di vorticosi fiocchi di neve, sfrecciano nell'aria in preda alla tempesta. Altre ancora, somiglianti rabbiosi fiumi in piena, caricano e travolgono con forza maestosa per riversarsi alla fine nel mare. Questo ed altro fa la poesia, e sempre e comunque di sete vivifica. Magnifici fiori apre la gioia dei canti. Oasi di vitale ristoro cresce in mezzo al deserto. E arcobaleni bellissimi illuminano i cieli dell'animo umano. Grazie. Poi ci possiamo fare qualcos'altro. Intanto Verusca ci racconterà le sue poesie, invece la pittrice. Guarda, visto che facciamo anche una comunicazione di servizio, perché visto che comunque l'obiettivo è anche quello di fare un'offerta per la via Firenze 21, fate riferimento a me poi per la vostra offerta, vi ringrazio. Ecco, visto che Roberto scappa, intanto... Sì. Adesso comincerà a parlare un po' Debora, oltretutto, no, non parla, Debora non parla, ha perso il dono della parola. Allora, Debora legge solo, allora vi dirò anch'io qualcosa io di lei. Allora, intanto Debora, oltretutto, è anche mia cugina, forse qualche gene ci ha contagiato e scriviamo tutti e due. Oltretutto l'anno scorso Debora è molto timida, si è timidissima, non riesce a parlare al microfono, no lei scherzo. L'anno scorso Debora ha vinto un premio importante qui a Bassano per una bellissima poesia, anche se quando se lo dice lei dice che non è vero, ma comunque è molto molto brava. Ecco, adesso ascoltiamo qualche suo scritto. Grazie. Deborina! Allora, anche siamo visti dal Bastianon, poesia che avevi portato anche al premio Voci Verdi, giusto? No, pensavo di leggere una poesia nuova che diciamo è stata un regalo di compleanno per una persona che nell'ultimo anno è stata molto importante nella mia vita, un sacerdote, e gli ho dedicato questa poesia. E poi volevo leggere una riflessione invece vecchia perché me l'hanno chiesta e quindi... Quindi, leggevo una cosa nuova e una cosa vecchia. Bellissimo, cose nuove sono interessanti. Ma è l'evoluzione della cosa nuova, come mai? È una poesia che è scaturita proprio da dentro per come ringraziamento per questa persona che mi ha aiutato molto in quest'ultimo anno. Bene, dai, ce l'ascoltiamo.
5 gennaio 2013. Fratello, che dire a volte non è abbastanza, che le parole sono un filo dove noi camminiamo tenendoci in equilibrio per catturare i significati più belli, rimasti impigliati nei luoghi comuni, nelle grinze stanche di una vita poco attenta. Fratello, che le espressioni non descrivono a sufficienza, che slittano e si perdono in umane ragionevolezze, dove naufraga l'arcano di Dio, ma non il suo spirito. Fratello, che nessun titolo abbozza meglio i progetti dell'Altissimo, che non esiste voce più abile a declinare l'amore in tutte le sue forme. Lasciami celebrare quest'alba gennarina, fratello che il sangue mal conosce e fodera di bene i miei scordati giorni. Com'è variopinto il germogliare dei bambini, steli, petali che si intrecciano a formare un guazzabuglio di vita. Ogni giorno prendo coscienza delle loro infinite diversità e mi abbevero a quella sorgente di multiforme candore. Piccole pesti dagli sguardi furbetti e la lingua tagliente, sculture d'autore al posto dei capelli, occhi talmente generosi che brillano di luce propria, esuberanza amena, sagacia travestita da malizia, e ancora visi scialbi che fanno a pugni con il nero più sfrontato, ragazzini che sembrano uscire dai fumetti, bisbetiche così teatrali da divenire macchiette cinematografiche. E poi campeggiano le creature difficili, quelle che preferisco, cuccioli d'uomo col viso segnato da un'anima scorticata. Paolo è fra questi, bimbo ruvido, solitario, inestricabile. Si muove tra i compagni abbozzando una disinvoltura impostata e qualche frase a modulazione incerta. I sorrisi che gli sfuggono dalle labbra si annidano in fondo agli occhi, mai vista una luce tanto densa. Il corpo gracile e inadeguato è passaporto di tenerezza. Mi conquista ogni giorno col suo disagio fin troppo eloquente. Paolo che mi guarda, che mi scruta da un angolo, dal suo boccone di vita. Paolo che mi cerca senza farlo notare, che gonfia il petto d'orgoglio quando esibisce il piatto vuoto e chiede altro cibo. Paolo e la sua malattia. Paolo che piange e non vuol discorsi ma carezze. Paolo sui gradini, mi chiama con un gesto delle dita, mi strappa un appuntamento in chiesa per domenica e io mi sento piccola piccola. Amina viene dal Centro Africa, bella, anzi bellissima, frugoletto di pochi anni racchiuso in una pelle di sole, ha gemme nere che indagano curiose e si fanno strada nel viso tornito. I capelli sono un giardino in mezzo alla notte, una serra coltivata di stelle. Il cuore è un tessuto di onore, me ne accorgo, lo leggo dai piccoli cenni. Ostenta serenità e lo fa così bene da ingannare tutti. Molte cose vorrei sentirle dire, anche minuzie che ho già capito, che mi ha lasciato intendere. Vi è eloquenza nel suo tacere, come non perdersi in quel silenzio misurato? Vi si coglie prepotente l'esistenza di Dio. Rifletto, mi soffermo nel calcolo dei ritratti che ho rubato a scuola nel corso degli anni, tanti. Le ore sgusciano dalle mani, quasi fossero prive di costrutto. Solo gli affetti mantengono risoluta l'aderenza. Ingrassano e sedimentano nel ventre famelico dei nostri giorni. Grazie, le riflessioni che abbiamo ascoltato tante volte.
solo. Venga, Luciano. Allora, mentre via chiedo, mi accompagni un attimo, qualche nota. Voglio con questa poesia dare un po' un'idea, un'immagine di quella che è la famiglia oggi. Ciò che di più importante dovrebbe essere, che dovrebbe rimanere, restare, che più dovremmo difendere, ciò che più ha valore. E che purtroppo è ciò che più di ogni altra realtà è in crisi e ha bisogno di essere soccorsa. Allora questa poesia ha un titolo, La casa delle farfalle. E vorrei che potete ascoltare, solo per capire un po', attraverso queste metafore, queste parole, quanto ci sia bisogno dell'apporto di tutti noi per dare un contributo a sanare questa realtà così meravigliosa. Appariva come una gemma di luce sulla cima della collina, circondata dal bosco e dal canto di foglie secche. Ricordo che l'autunno sfumava piano e già l'inverno si affacciava alla porta con i primi fiocchi di neve. Imbiancava una stradina piena di armonia. Raggi di magica luce andavano verso il cielo e verso il bosco imbiancato, filtravano dalle geometrie di quelle pareti che in un equilibrio perfetto sembravano assemblate da dita sensibili all'arte. Un unico spazio riempiva quel luogo impregnato della pace, riempito dalla gioia. Lì giocavano felici le farfalle, in un'armonia di suoni, di piroette e fantastiche danze. Le loro delicate ali sfioravano ogni parete di luminoso cristallo senza toccarle. Si specchiavano sorridenti, si incontravano felici al centro della luce, dove un raggio di cristallo era l'unico punto dove serene riposavano. Incuriosito, un uomo senza meta si avvicinò piano per capire, per sognare. Al solo apparire della sua ombra, un fremito percorse ogni parete di quella magica gemma di luce. Le farfalle, spaventate, si posarono sul fondo, raccogliendo le loro ali sul dorso, tremanti. Un grave silenzio rubò lo spazio all'armonia, all'amore. I coriandoli della luce si raccolsero uno ad uno sul fondo, spegnendosi per sempre. Il turbamento dell'anima rallentò il passo, fermò il cammino di quell'uomo solitario e senza diritto. La sua ombra scivolò lentamente da quelle pareti e da quella luce che già si facevano opache. Solo l'impronta di una parola, la traccia di un sogno, l'ultimo gemito di una foglia gialla calpestata senza volerlo, restavano muti testimoni a chi sa svelare il mistero di chi vuol ora scomparire camminando all'indietro. Ora il tempo ha scritto nuove pagine, nuove parole purificate col fuoco. Un ruscello di limpide e ancora calde lacrime scorre luminoso, circondando quella gemma sulla cima della collina, una gemma lavata dal cielo. In quel magico bosco, la casa delle farfalle sta tornando alla vita. I primi raggi di una nuova luce tornano a filtrare fra occhi socchiusi, umidi di pianto. In primavera, le foglie e le gemme torneranno a cantare assieme. I coriandoli colorati dall'iride si accenderanno uno ad uno, brillando più di prima, e sono certo, arriverà l'estate e le farfalle torneranno a volare nella luce.
anch'io, sono più bambina che gli altri. Sono quell'uomo che ha fatto un passo indietro, la cui ombra è scivolata dalla casa del papà. Vabbè. Il titolo di questa canzone è Buon compleanno. Le caterate del cielo si sono aperte, fili d'oro e d'argento scendono dalle nuvole, un'infinità di bollicine, candidi cristalli luminosi e arcobaleni illuminano il volto, la terra aperta, seme, il cuore avvolto nella segreta ombra. Tutto è pronto, la festa e la gioia traboccano nella coppa come mosto vivo, la vite espande il suo profumo nella campagna fra girasoli e lavanda colore del cielo, dall'intimo del bosco sale verso il nido il richiamo del cuculo, mentre misteriose note musicali sospesi su fili dorati annunciano la melodia del perfetto amore. Solo una parte di questo sogno. È una parte che mi leggo perché non abbiamo né il tempo né sicuramente anche tutti lo stesso interesse per questo, ma appunto per rispetto verso quello che è il bisogno di noi tutti e soprattutto per quelli che sanno sognare, che possono sognare, che desiderano sognare, e guai a chi non sa sognare. È come la luce quando si spegne. Bravo. I sapori del cuore si svegliano d'improvviso. Note inattese scendono nel profondo pozzo. Dall'intimo segreto una lacrima evapora piano. Bianca nebbiolina impalpabile che esce dal cuore. Dolcemente sale verso il cielo, ricolorandolo d'azzurro. Immenso. L'acuto suono si dissolve nel bosco imbiancato. Dolcissime, magiche note escono nell'aria e vengono coccolate fra le pieghe della candida coperta stesa sui muschi gelati. Infiniti candidi cristalli diffondono i colori dell'iride, illuminando festosi e romantici facci, risvegliando ricordi mai spenti. Desiderata, attesa, ai piedi dei facci si è sdraiata dolcemente durante la notte. Su foglie gialle raccolte dal vento, fra pietre silenziose, si è posata come il pizzo dell'amata sposa. Nel bosco l'ha accolta il rispetto e il silenzio. È scesa dolcemente dal cielo, come fanciulla che sale ad incontrare l'amore più atteso. Sopra morbido muschio si è posata lieve, nel silenzio di brillanti stelle, bianchi guanciali preparati per chi si ama, come il larice, dalle braccia alzate verso la candida luna, è apparsa come dolce sposa da sempre sognata. Il saltello di uno scoiattolo, una ghianda che cade e il bosco si illumina del tuo gioioso sorriso. Il pettirosso è testimone di un amore coperto di neve e verso la cima dell'arce canta dell'amore che il sole non scioglierà mai. È scesa dolcemente, in punta di piedi, senza nessun rumore, leggera, impalpabile. Si è manifestata come gentile signora, anzi,
come nobile regina. Fra le tenebre di una gelida notte ha vestito il monte e il mistero di incredibile bellezza. Laggiù, nel profondo del bosco, silenzioso fra le felci, i fagi e le antiche pietre, si avvicina piano, con passo incantevole, la luce e il sorriso, l'amore e la vita del cuore. Fremito profondo che arriva alla radice di un faggio antico, ridandogli la gioia. Sottilissimi fili di luminoso cristallo incatenano il larice e la quercia. Possenti ragnatele di luce nate dal buio, dalle stelle lucenti, fanno sognare l'incanto di passeggiate sulla neve, di pietre testimoni di mani congiunte, di labbra supplicanti l'infinito. L'eterno manto si posa sul cuore ora caldo d'amore. Segrete lacrime di gioia e dolore sparse nel buio dove nessuno vede, scendono dall'alto, dalla luce, nel palmo più prezioso si raccolgono come candide perle, perle d'amore. Sottili filamenti si distendono lentamente, silenziosi a disegnare ciò che non può essere pronunciato. Antichi bagliori di un cuore di cristallo illuminanti le grotte, uomini speranti l'immenso, occhi di bimbi che l'hanno nel cuore. Oggi è tutto come un candido foglio di luce, piacevole al cuore, magia di una stagione amata. Liberata la mano del cuore scrive fra dolcissime morbide linee del candido amore, segreto prezioso che il caldo del sole mai scioglierà. Timorosa, incerta scorre lentamente sull'antica pergamena la mano a scrivere del candido amore sbocciato dal magico cristallo di luce. Il bagnato mistero da lacrime dolci e sorrisi d'incanto viene svelato dal profumo della neve e dal canto della felice sposa. Lo splendore non può abbandonare il sole e la luna non può non accarezzare la notte. Non c'è primavera senza fiore che profumi l'aria. Non c'è mare che non sia stato penetrato dal timido ruscello. Non c'è attimo che non pensi a te. Non c'è spazio nel cuore se non per l'amore. Non c'è respiro che non dica di sperare ancora. Non c'è primavera senza fiore che profumi l'aria. Non c'è mare che non sia stato penetrato dal timido ruscello. Non c'è attimo che non pensi a te. Non c'è spazio nel cuore se non per l'amore. Non c'è respiro se non che dica se non disperare ancora. E queste poesie sono scritte, adesso non so, una è questa prima che leggerò nel 2010, era... Avanti Cristo? Più o meno. La prima, lo so per certo, so anche la data esatta perché era il giorno della Madonna, quindi 8 dicembre 2010. Immacolata. E le altre due successive le ho scritte nel 2011, adesso non mi pare aprile 2011. Dopo Cristo? Ho camminato nel sentiero della vita. Cascate di nubi ovattate scendono come un manto di seta, avvolgendo in silenzio le stanche creste di amare esistente. Respiro forte l'essenza di esperienze straniere che mi sfiorano e a volte mi urtano. Macchie bianche di speranza indicano sicure il cammino lungo la strada della vita che mi scivola sotto i piedi. Grazie natura, divina del tutto. E
poesia era una sera bellissima nel piazzale davanti alla chiesa di Medjugorje, c'era una notte un po' strana, piena di nubi che andavano e venivano e facevano dei giochi bellissimi in cielo, e una di queste nuvole a un certo punto ha creato un effetto stranissimo, si è svuotata, è diventata un cerchio, poi è diventata un cuore, è passata sopra la luna, si è riempita e se n'è andata. E su questa esperienza fortissima io ho scritto questo poema. Padre, dove sei, padre? Perché non sei? Ti respiro a volte, nascosto in figure sbiadite, rese reali da un obbligo di sopravvivenza. Ti ascolto a volte, riflesso di suoni disarmonici al mio desiderio di te. Ti cerco da sempre e ora, infine, ti vivo dipinto da una soffice nuvola in un cielo che parla di te. Questa, per chi è stato, è una riflessione sulla salita del Krishnavat, che è un passaggio importante non solo fisico ma soprattutto spirituale. Sassi. Sassi. Incroci di sassi, incastrati uno ad uno come inquisitori di vite non risolte, nel dorso di ogni calvario. Sassi, aguzzi alcuni, lisci altri, di carni sofferenti passate a volte quasi per caso. Ti vengono incontro, sfidanti e ugualmente disperati, ti aiutano a chiedere aiuto. Sassi, immortali testimoni di vite regalate senza combattere, fratelli sinceri del vento, caronte del nostro destino. Grazie. Faccio tre. Okay. Sì, prima del dolce. Allora, la prima si intitola Il profumo dell'amore. Immagina il profumo di una rosa, respira poi a pieni polmoni la sua fragranza, che riempiendo il corpo dona piacere all'olfatto, al tuo essere perfetta. Il cuore tuo, già ricco, è d'amore, ma non del suo profumo. Questo non lo puoi immaginare, lo devi avvicinare, poi, se vorrai, respira quando sarà vicino. La fragranza dell'amore arricchirà ancor più il tuo cuore, che solo astratta passione fino ad ora ha potuto avere. Abbinalo al profumo, quello che lui ti ha regalato, quella rosa, quando l'hai incontrato, non potrai dimenticarlo mai. Il bivio nella vita. Inizia la vita lentamente, ma viata non te ne accorgi, corre sempre più, è regolata dal dritto binario, non sciupa niente. Va subito la vita, come sulla rotaia il treno, e fila la vita sul treno che non hai perso, che ti ha condotta per anni, che pensavi di non cambiare mai, ma sul dritto binario ad un bivio ti stai avvicinando, ti disorienti, sciupi lì.
il locomotore rallenta, il tuo cuore accelera, l'occasione ti turba, una vita dissimile, una scelta struggente, puoi scegliere, scendere e attendere il video. Comanda il tuo cuore, se aspiri al treno che ti ha condotta, cogli invece l'opportunità per capire se incosciente attendevi un cambiamento. È l'occasione per scendere. No, non era finita. Chissà poi se quando e dove ti ritroverai ad un bivio. Avevi scelto una strada, l'esistenza su quel treno, che dettata era giusta, ne hai percorso un miglio, ti è parso un'eternità, non sciupare l'ultima, decidi solo per la tua vita, e corre la vita, il binario freddo vibra, attende anche lui fisso al bivio, senza alcuna scelta, che lo stridere del treno in frenata significhi un po' di compagnia. Applausi. Sì, e un buon compleanno a parte. Bravo! Questo l'ho scritto un po' di anni fa, però probabilmente va molto molto bene. Ho trovato il grande amore. Un giorno che fu, ho cercato angoli nel cielo, tra i raggi del sole, accompagnando il volo degli uccelli, fra le nuvole, nel temporale, al tramonto tra i desideri degli innamorati, alla sera tra le stelle, ma non ne scoprì l'esistenza. Nel mio volo incerto trovai solo elementi rotondi, senza spigoli, come insaponati che scivolavano via, via dalle mie mani, che pendici del mio essere fragile non si arresero e hanno cercato ancora. Non solo nel cielo, ma pure lì, nel bosco di castagni, nell'acqua che scorre e tra la gente che scrive, per trovare le fantastiche note dell'amore, che finalmente ho scoperto e già da un po' nel rigo musicano con la sua voce, graziosa voce, il suono che più amo. L'amore cercato, l'amore trovato, che mi fa scoprire ogni mattina al risveglio tutti gli angoli del cielo, della sfera, della vita. Bacio, un bacetto di sangue. Bravi! Bravi! Siamo la coppia più bella del mondo. Grazie a tutti i poeti. Poi se tutti quanti i poeti vengono qua fra 10 minuti, 40 secondi, si siedono tutti e quanti. Freschezza appassita. Forse era una rosa. Lei forse lo era. I petali brillavano sotto il sole. La rugiada della notte le umidificava l'aria.
e le altre compagne del Roseto servivano lei da difesa, bellezza incontaminata. Ma da quando ha conosciuto la lama della Cesoia, ogni giorno la sciupa lo stagno del suo vaso, appassisce il suo colore e la sua freschezza, si consumano anche le spine del gambo. E che maledetto sia quel giardiniere incauto che recise la sua giovinezza per piantarla nel suo seno. Forse era una rosa, ora ne resta solo il ricordo tra le chiacchiericcio del roseto con le sue spine. Allora, prendendo una poesia dal suo ultimo libro, Poesia dall'anima, una delle due principalmente che ogni volta gli rompo le scatole per leggere, perché come al solito io mi fisso, ed è inutile, ci sono delle poesie che restano dentro più di altre, conoscendoci anche è più facile capire il significato e quindi quello che ho voluto esprimere. E provo a farvelo capire, sperando di riuscirci. Vedi? Buon compleanno! Se arriva il colpo di scena. Cenere. Perpetuità nella mare. Trascorrendo tormentate battaglie, fianco al fianco, addosso, al disprezzo altrui sul sentimento che amalgama le nostre carni. Non fa timore il confronto, né fosse dall'alba al tramonto, neppure per l'eternità, io credo, è amore. Ma sul crescere delle ferite, nulla più m'è concesso fare. Mi ha sfidato l'armatura e lasciato senza arma, scacco i miei denti. L'amore, ora forviato, vaga stordito nei suoli di battaglia, profuso alla sabbia bollente che ne fa cenere. Amico mio, carissimo, tu sei più prezioso dell'oro e del diamante, sincero come mai ne ho conosciuti, ebro d'amore che diffondi d'intorno. Amico mio di dolcissima passione, dura è la distanza ed amaro a volte il destino che ci vuole in strade differenti, ma semplice è l'affetto che ci lega e naturale come lo scorrere dell'acqua. Ogni incontro è come pace, breve assaggio di paradiso. Capita che l'esistenza sia troppo amara per uscirne indenni. Capita che l'uomo, abituato a sguazzare in un pantano, mal riconosca le vie di fuga. Capita di fermarsi in ascolto delle proprie solitudini e forse, in quel momento soltanto, lasceremo ad altri lo svago dei giudizi e la solfa delle parole zingare. Leggere adesso, no? È stato scritto 8 anni fa, la prima, la seconda 6 anni fa, e le due sono collegate. Non voglio leggere da questo che i vostri cuori si rattristino, ma voglio solamente dire e aiutare a capire come anche attraverso la poesia molte volte noi anticipiamo qualcosa che poi avverrà. Non so se voi l'abbiate mai sperimentato. 8 anni fa ho scritto una poesia che poi nei minimi dettagli si è concretizzata. La notte che ho scritto la seconda poesia che leggerò era la notte dove poche ore prima avevo perso una persona cara.
di rosa. Eri cresciuta come una rosa, all'ombra, alla mia ombra il tuono non ti colpiva. Sui tuoi petali, gocce di fresca rugiada lasciavano percepire il delicato profumo della vita da poco sbocciata. Il tuo cuore, tremante all'udire il mio consiglio, si incamminava per esso. Più tardi, l'ascolto di te, l'ascolto di altri, l'ascolto di chi, dicendo di amarti, ti offriva un palmo all'apparir pulito, non scorgevi il coronato d'unghie sporche del grasso di un'altra vita sprecata. Ora l'acqua continua a scorrere sul greto del torrente antico e sopra il ponte guardo giù fra torbidi flutti di un'esistenza velocemente trascorsa. Non ho molto tempo però per guardare, ma riconosco il gambo di ciò che un tempo profumava la speranza di teneri cuori. Un nodo mi serra la gola, il silenzio della quiete è un frastuono inatteso e fra l'eco delle valli d'intorno un grido percorre le pareti del mio cuore. Perché? 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 Dopo 2 anni, dopo quel che la poesia ha così voluto in qualche modo descrivere, ho scritto questo, l'ultimo rombo del tuono. L'ultimo rombo del tuono si è allontanato, oltre i monti più neri, al di là delle vette e dello sguardo. Quell'eco, quel buio opprimente, quell'aria pesante non sono più, neanche un ricordo. Il fremito, la paura, l'ansia più appiccicosa dell'afa dell'ultima estate trascorsa sono state vinte, cadute come le ultime foglie d'autunno spodestate dal loro trono. Ora la tua anima, pelle di uno scrigno segreto pieno di nobili tesori, gode il refrigerio e il riposo di quel che sembrava un'impossibile chimera. Nuovi bagliori di luce purissima filtrano attraverso occhi socchiusi, ancora umidi delle ultime lacrime, con l'irio del pianto intravedendo il nuovo orizzonte. L'impossibile realtà ora ti appartiene pienamente, per sempre, premio di intensa lotta, di fede vincente. Oltre quel punto che il tuo sguardo cercava si posa ora, ora dolcemente il tuo piede a seguire l'orma di chi ti precede. Seguo sempre nel leggere una poesia del mio amico Dino, che ho messo nel mio libro. Caro amico di una sera piovosa, dolce cuore di una sera, che nella stanchezza di un semplice giorno piovoso, sei entrato bussando con rispetto dentro la porta del mio io, senza pretendere accoglienza, né saluto alcuno, solo lo sguardo fisso, dentro al riflesso nei miei capillari, hai cercato quell'emozione che tu stesso provi nel tuo calmo parlare. Io sono stato freddo e scortese, ma tu, docile organo, hai capito il suono dei miei battiti. E senza forzare la serratura,
hai collocato un seme nei miei piccoli pensieri. Non posso dire se avessi o meno notato un tuo simile, un tutt'uno da atri e ventricoli, così vicino a te. Ma col rispetto di un amico, ti posso assicurare che dentro lo specchio che porto al posto dei Ray-Ban in viso, ci sarà sempre porto sicuro, dove attraccare ed un sorriso sincero ad accogliere il tuo passo, che tanto spesso sembra stanco, simile e maturo, come il mio piccolo vivere. Dell'aria che ne diffonderà fragranza e polline, duratori nella fragilità dei loro petali, nella bellezza dei colori, fiori che le mani mie generose all'operosa ape affidano, messaggera d'amore, dal loro nettare trarrà piacere, regalerà col suo vagare echi di nuova vita, dall'azzurro cielo alla gioia del frutto. Anche a me, come Luciano, capita alle volte di scrivere cose che di quelli non so nemmeno io. E mi rendo conto poi che sono cose che precorrono i tempi. Ho scoperto che succede agli artisti, questa cosa qui. Una sorta di veggenza, inconsapevole. Questa poesia l'ho scritta per tutti e mi è venuta così dall'alto. Il titolo è L'essenza, l'amore. Nessun luogo, nessun tempo. Io, l'essenza, semplicemente. S'apre il mondo, il cielo, l'universo. S'aprono i cuori all'infinito amore, all'infinita sapienza. Quella autentica non nasce da un gesto, da un palmo rivolto verso il cielo, da una mano che si schiude al ritmo degli applausi. Non un atto cercato, voluto, inseguito. La generosità è grafia dell'anima, un disegno che si allarga e ne trapassa i confini, senza sapere dove andrà, senza nemmeno coscienza del volo. La generosità è un abito fuori posa, che non si cuce addosso, che sfugge i criteri del mondo. La generosità non è un mestiere,
sebbene qualcuno tenti di impararla, peggio di insegnarla. Scusate se prima ho avuto le mie difficoltà e... quella bellissima. E da... Vabbè. Qui possiamo tutti noi, no? Avere un sogno. Immaginare una cosa e in qualche modo sperare di raggiungerla. Allora voglio dedicarla a voi, ai vostri sogni. E sperare che questi vostri sogni siano realizzati. Non tutti, ma qualcuno sì. Tutti non sarà mai possibile, ma qualcuno, che il tuo dito possa arrivare lì a toccarlo, a desiderarlo prima e a viverlo poi. Il titolo è Mongolfiera, il bel pallone che sale in cielo, e vi invito a salire con me a bordo. Sali, salite, oggi è una festa per te, sali, chiudi i tuoi occhi e sali insieme. Vieni Patrizia e sali. Porta con te qualcuno se lo desideri. Uno a casa. Puoi salire, c'è spazio ancora. E saliamo insieme. Puoi venire Mirella, sali con me. Venite, chi vuole salire? Andiamo insieme, facciamo... Viviamo un sogno. Questa mongolfiera è grande quanto noi desideriamo. È un sogno. Sono salita piano piano a incontrare le mie amiche, morbide, bianche nuvole, sospese sul blu più intenso, sul palmo di un'intima emozione, racchiusa in un magico cerchio, illuminato dalla luce, rapita nel cuore della notte, avvolta fra filamenti lucenti di una ragnatela d'argento. Quassù, il cielo immacolato d'incanto colora le pupille della luce. Occhi appena socchiusi lasciano penetrare l'incredibile. Il cortile di casa mia è un piccolo bottone giallo di terra arsa dal sole. Lo sguardo degli amici saluta il mio sorriso che si allontana piano. Ehi, salutate, stanno salutandoci. Salutate. Saluta. Guarda il mio tuo amico. Lo sguardo degli amici saluta il mio sorriso che si allontana piano. L'argento riflesso del fiume scorre fra i campi di grano, disegna i contorni delle colline, accarezza dolcemente i fianchi del borgo natio, sfuma fino a scomparire fra le croste e le pieghe del suolo, fra macchie di girasoli e filari di vite allineate, pronte per la vendemmia. Sento le voci dei fanciulli giocare, il canto del gallo, il fischio del treno che scompare nel tunnel. Vedo il sole, il sorgere della luce e i caldi raggi che annunciano il tuo riposo. Il luogo segreto dove l'aquila si prepara alla preda, dove la giovane rondine affila le sue ali nel vento, l'orizzonte allargare le sue braccia per accogliermi, l'arcobaleno tendersi per raggiungermi con saette d'amore. Il fresco vento mi incontra con il profumo dei monti, del mare lontano, dei campi d'amietri, con gli amori del cielo e il canto di lucenti stelle. Poi, d'un tratto, chiudete i vostri occhi. Poi, d'un tratto, la voce di chi amo, il sussurro di un cuore che batte forte per me. Un abbraccio, quassù, sulle nuvole. Una parola viva, gioiosa, un'emozione mai vissuta, un'ebbrezza mai raggiunta. Chiudo per un momento le palpebre, sospiro e mi ritrovo sul mio bianco guanciale. Qualcuno si è avvicinato, no, mentre stavamo dormendo si sognava e ci ha svegliato con il suo amore. Fermati, facciamo una foto con un mongolfiere.
La data è stata scelta. Lo sapevi. È fisiologico. L'hai cercato pure tu. A lungo hai pensato prima di decidere questo difficile passo. Ed ora davanti allo specchio d'acqua, malinconicamente sfiori le corde da chitarra. Suoni. E passivamente ascolti il suono come se non fossi tu a suonare. E viaggi nel mondo dei ricordi. Finché la data non è stata scelta, hai cercato di non pensarci. Beh, forse è normale così. Ma ora sei molto triste. La serata è bella. Una leggera brezza ti accarezza il volto. Quasi tutto tace. Lo sguardo sullo specchio d'acqua. Il dolce movimento di onde creato dalle anatre. Puoi sentire i loro racconti nel silenzio. Curioso sarebbe capire. Vanno appaiate. Prima, diciamo, parla una, mentre l'altra ascolta. Si danno il turno rispettose, scivolando sull'acqua alla stessa velocità. Ma in questo momento il silenzio racconta anche un po' della tua vita. Vita vissuta a lavorare tanto. Beh, forse troppo. Salute. Ti senti in colpa per aver trascurato le presenze care. Succede spesso a molte persone, pensi. Ma quando si parla di te diventa sinceramente più difficile. Guardare avanti! Sì, forse è meglio. Senza cancellare però le passate esperienze. Ti aiuteranno ad essere migliore. Così, ora sei qui, in silenzio ad ascoltarti. Dopo anni e anni hai scoperto che l'unico balsamo per lenire il dolore è quello di fermarsi e mettersi in ascolto della propria anima. Chi l'avrebbe mai detto? Tu che tanto hai viaggiato in questo mondo, conoscendo gente sempre curiosa del diverso, solo ora ti accorgi che non hai mai parlato con te stesso. Ilario, meglio tardi che mai. E le dita iniziano una nuova melodia, lenta, particolare, all'unisono col tuo stato d'animo. È bello suonare in questo luogo, nel riverbero della... non si vede. Nel riverbero delle montagne le note sfiorano l'acqua e accarezzano il viso, rimbalzano e ritornano verso di te ad eco, una dolce tristezza. Osservi l'orizzonte. È quasi buio questa sera. La luna non fa capolino, pure lei ha deciso di rimanere sola. E tu suoni questa melodia. Il tempo scorre, sei lontano dal tuo mondo, ma il suono delle tue mani ti accompagna. Poi un movimento di onde strano. Qualcosa di indefinito arriva verso la riva, dove tu sei un po' impaurito. Distogli il pensiero e fermi il suono. Oddio, non è un pesce. Beh, nemmeno un'anatra. È scuro, nero! Anche l'erba sembra nera. O forse il buio. Un ratto, forse. Provi paura, si avvicina, non sai perché. Ma non scappi e ti rimetti a suonare. Al suono, questo si ferma. Curiosa cosa. Quindi, non sei solo. Quello che non sai rimane fermo ad ascoltare il suono. Se lo raccontassi qualcuno, direbbe che sei pazzo. E forse è vero. Ma appena smetti di suonare, avanza. Ah, che strana cosa. Finalmente a passi lenti si ferma sulla ghiaia bianca a pochissima distanza da te. Tu suoni e lui si ferma sullo sfondo bianco. Ah, ora lo riconosci. Se non è nero, è verde scuro. Le sue guance si gonfiano, si sgonfiano, quasi al ritmo della tua chitarra. Lo osservi. Mamma mia, ha delle zampe paffute e tu stai facendo un concerto per voi due. Il buio ormai è totale, ma il contrasto della ghiaia bianca evidenzia la sua silhouette di rospo. Lo rassicuri,
stai tranquillo, non ti bacio, non ti trasformerò in principe. E con questo pensiero diverso dei precedenti, continui a fare nascere una nuova melodia, un segno di un'entità che ti si trascende, forse. Forse è meglio non scappare. Forse è meglio imparare ad ascoltare se stessi. E così quella sera, senza luna e con un nuovo giro armonico, ti addormentasti con un sorriso nuovo, grazie a un love song rimasto ad ascoltare il tuo suono e i tuoi pensieri, fino a quando il silenzio ritornò sulle tue dita e lui ripartì lentamente verso l'erba alta. Yeah.